Ciao a tutti, oggi facciamo un semplice tutorial per far vedere come si smonta il variatore del Piaggio Ciao. Adesso togliamo la bandina. Questo è il variatore e questo è il gruppo frizione con la frizione all'interno di partenza sotto la campana e il gruppo correttore di coppia. Questo è il variatore, qua abbiamo una linguetta che è da ripiegare, poi con la chiave da 24 svitiamo il dado. Il variatore è bello che è smontato. Adesso facciamo vedere come si fa. Prendiamo un cacciavite, poi con un o anche uno scalpellino andrebbe bene. Poi si batte per tirare su la linguetta. Adesso questa qui è un po' rovinata perché è vecchia, poi sarà da sostituire. Poi senza il bisogno dell'ausilio di una pistola d'aria compressa, basta prendere un cacciavite come questo e metterlo tra le alette del volano. Poi dopo facciamo forza con la chiave così e svitiamo, così in modo che l'albo motore non gira. Quando svitiamo, qua abbiamo il dado che viene via, la linguetta, e adesso questa qui è rotta perché ha un'ulteriore linguetta che va a mettersi lì in questo taglio del variatore. E poi tiriamo via tutto. Qua c'è un distanziale subito sopra il volano, questa c'è questa serracoppia qua. Poi dopo qui abbiamo questo spinotto, questo, e questo è proprio il variatore. Al suo interno troviamo 5 rulli perché il variatore è di vecchia generazione. Quelli di nuova generazione hanno 8 rulli, o quelli della UTA o della Polini 8 rulli. Poi ci sono quelle delle modifiche Malossi e Polini e quant'altro, Pinasco, che hanno 6 rulli, ma quello poi lo vedremo in futuro se si fa un'elaborazione. Ciao a tutti!